turismo delle radici è una grande opportunità di valorizzazione delle aree interne del paese, rivolgendosi agli italiani nel mondo. In questo caso noi vogliamo valorizzare intanto il turismo, il viaggio degli italo-discendenti brasiliani in Italia, e sappiamo che il Brasile ha una comunità enorme, oltre 30 milioni di discendenti di italiani. In particolare un'area, quella del Cilento, di Castellabate, dove andarono via nell'Ottocento forse le comunità più antiche, più rappresentative, più significative. Abbiamo ascoltato la testimonianza di Andrea Matarazzo, già ambasciatore del Brasile in Italia, discendente di una delle famiglie più tradizionali e più importanti in Brasile. Quindi un progetto che valorizza il turismo delle radici, e lo fa con uno dei territori più tradizionalmente legati al Brasile, ma anche all'Italia nel mondo, che è quello del Cilento, con Castellabate, che sarà capofila di tutta una serie di altri comuni che collaboreranno al progetto.